Danni dell'alluvione, il Consiglio regionale dal proprio bilancio destina altre risorse, 1,3 milioni per il recupero del patrimonio culturale distrutto o compromesso. Tutti d'accordo i consiglieri, come già è accaduto per la legge di fine 2023 che ha stanziato 37 milioni per famiglie e imprese colpite. Dall'avanzo di bilancio provengono anche i fondi, 400.000 euro per sostenere le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione e ricordare le vittime delle stragi nazifasciste. L'Assemblea Toscana decide anche di esercitare un maggior ruolo di programmazione sulle politiche sociali, in questo caso si parla delle RSA, per quelle soggette ad autorizzazione sono previsti nuovi limiti alle distanze minime tra una e l'altra. Abbiamo imparato tutti cos'è la disforia di genere, solo per semplificare la sensazione di inadeguatezza del proprio genere con il sesso anatomico, e sappiamo ormai che c'è stata una grande polemica sulla distribuzione ai minori di un farmaco che blocca gli ormoni della crescita. La polemica in particolare riguarda Careggi, se ne parlerà nella Commissione Sanità nei prossimi giorni con i vertici dell'ospedale. Intanto però è stata dibattuta questa questione anche in aula. L'apertura oggi è dedicata al giorno della memoria, di iniziative ce ne sono state moltissime, e a Firenze al Memoriale Italiano di Auschwitz si è riunito il Consiglio regionale in seduta solenne, ci sono state presenze e testimonianze anche toccanti, ma molte altre iniziative ci sono state su tutti i territori della nostra regione. L'incontro con i giovani è un momento sempre molto importante per custodire la memoria, anche quella dei fatti tragici della storia, come la Shoah, la persecuzione sistematica degli ebrei e non solo, di tante altre minoranze. Eccoci allora a Pisa, dove il presidente del Consiglio regionale ha incontrato i ragazzi del liceo Buonarroti. Con lui c'era il giornalista Alfredo De Girolamo, autore del libro Dei Giusti. Bello stare tra le ragazze e i ragazzi, perché poi questioni come la memoria, il ricordo, fare in modo che quello che è accaduto non accada più, viene attualizzato, viene letto con i loro occhi, con il loro punto di vista. Lo stesso praticamente in contemporanea accadeva in una scuola di Cortona, in cui ha fatto visita il vicepresidente del Consiglio regionale Casucci, e tutti i consiglieri hanno partecipato alle molte iniziative sui territori, anche particolari come questa che vediamo e che ha coinvolto direttamente la scuola Sant'Anna e la Normale di Pisa, la proiezione del docufilm Vite sospese, dal buio alla luce, che integra il percorso cominciato con la mostra multimediale Vite sospese. Questo è il momento della seduta solenne invece del Consiglio regionale, che appunto si è svolta in un luogo simbolo. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato, appena arrivato, Renzo Montini. Sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, ha 15 anni, è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. La spinta l'ha data tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Nei giorni scorsi sono stato a scuola, a Cortona, nella mia Cortona, a portare copie dell'inserto della Nazione che si riferisce alla pubblicazione del Consiglio regionale Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Anche in Toscana ci sono stati dei giusti che hanno salvato delle vite, che hanno rischiato la propria vita per salvare altre vite. E lasciatemi in ultimo concludere ricordando che questo è l'80° anniversario delle stragi nazifasciste in Toscana, e dobbiamo essere uniti
a riguardo per portare avanti in modo concreto la memoria anche di quei terribili fatti. Credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale e credo che insomma oggi fare un consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella, diciamo, del rispetto dei valori umani, e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che insomma l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione. Renzo Montini, che veniva citato dal presidente Mazzara, è stato l'ospite più applaudito, ma c'era anche il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno, e poi a ricordare che la persecuzione e lo sterminio riguardarono anche altre minoranze, i testimoni di Geova, renitenti alla leva, omosessuali, rom, sinti, apolidi e poi partigiani, operai che lottarono contro il regime, è intervenuto il presidente di ANEL, dell'associazione degli ex deportati. Molto interessante il contributo di chiarezza che ha portato Gabriele Nissim, che è stato nostro ospite nella trasmissione Memorie qualche giorno fa, ha creato e dirige la Fondazione Garivo, la Foresta dei Giusti. Dobbiamo mostrare le figure dei giusti come esempio morale per le persone, cioè i giusti, diciamo, servono per educare anche gli altri a fare qualche cosa, e credo che oggi più che mai c'è bisogno di responsabilità, c'è bisogno un po' di far credere all'individuo e di spiegare all'individuo che ogni persona può sognare e può fare dei miracoli, cioè anche se il mondo va in una cattiva direzione, qualsiasi persona potrebbe ingranare un ingranaggio perché il mondo vada in una buona direzione. In questa occasione poi il presidente della giunta ha annunciato che sarà ripresa la tradizione del treno della memoria verso i luoghi della Shoah. Dal prossimo anno la riprenderemo. Per la regione è un impegno economico, sono 600-700 mila euro l'organizzazione di un treno che porta circa 500 ragazzi che vengono dai licei di tutta la Toscana a vedere direttamente i luoghi dove è avvenuto questo sterminio. Ma è qualcosa che rimane in testa e non te la dimentichi più per tutta la vita, quindi è un'opera di sensibilizzazione importantissima che, ripeto, visto che possiamo considerare superata l'epoca della pandemia, dal gennaio dell'anno prossimo la riprenderemo. La legge regionale approvata alla fine del 2023 assicurava risorse per 37 milioni per famiglie e imprese colpite dall'alluvione. Ora arrivano altri soldi, 1,3 milioni, che derivano dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale, con un obiettivo preciso e circoscritto. Noi abbiamo visto, approvato provvedimenti e visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale, abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale perché la cultura non è un lusso, non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere a seconda dei momenti, ma per le istituzioni è il dovere di provvedere ai cittadini con fattori di ispirazione, con l'aria che si respira poi, perché questo è la cultura. E non ci dimentichiamo che nei comuni, soprattutto più piccoli, i luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri, sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità, e quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso per le nostre comunità così duramente colpite durante le alluvioni. Riguardano, diciamo, le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. La misura riguarderà anche le aree dell'Alto Mugello, Romagna Toscana, colpite dall'alluvione di metà maggio. Ma come saranno erogate? Ci sarà un bando e a questo bando potranno partecipare i comuni e presenteranno delle loro proposte, ci diranno i danni che hanno subito e in base a quelle verranno sostenute le iniziative che, diciamo, rispondono ai requisiti richiesti alla legge. Il resto dell'avanzo di bilancio andrà a sostenere le iniziative per celebrare gli 80 anni della liberazione e rendere omaggio alle vittime del nazifascismo. Si tratta di 400.000 euro, 200.000 saranno destinati ai comuni, 100.000 ai soggetti beneficiari, 100.000 per le iniziative del Consiglio stesso. In quel tempo tante donne e tanti uomini hanno
donato la loro vita per noi. E se noi oggi siamo cittadine e cittadini liberi, lo dobbiamo al sangue che loro hanno versato. E per questo ho voluto con forza questa norma per sostenere iniziative dei comuni e delle tante associazioni che ogni giorno si impegnano sul territorio. Sono 24 i voti favorevoli, PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, ci sono 7 astensioni, Fratelli d'Italia e Lega. La proposta anche in questo caso è arrivata dall'ufficio di presidenza ed è stata poi approvata. Il Consiglio regionale della Toscana con i suoi mezzi ha deciso di investire su quei valori che sono anche alla base del nostro statuto regionale, all'articolo 3. Questa è un'istituzione che si riconosce in quei valori, per questo devo dire che stupisce l'astensione di tanti consiglieri, perché non stiamo parlando di una priorità come le altre, di una cosa buona tra le altre, stiamo parlando di valori che costituiscono l'identità di questa istituzione, di cui essi fanno parte. Ecco, mi sarei aspettata davvero un'adesione corale unanime a questa proposta di legge. Ma perché i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia allora si sono astenuti? Non perché non siamo favorevoli a questa ricorrenza, anzi, ai giorni d'oggi, con tutto quello che succede in giro, ancora di più c'è bisogno di queste commemorazioni, perché noi volevamo che tutti i soldi dell'avanzo del Consiglio fossero utilizzati per l'alluvione e che per l'80° anniversario eccetera si ricorresse alla festa della Toscana, avrebbero avuto gli stessi soldi con un altro tipo di finanziamento. Questo non è stato, allora ci siamo astenuti sugli 80 anni della liberazione e abbiamo votato favorevole per i soldi dati per l'alluvione. C'è una nuova legge sulle RSA, le strutture residenziali assistenziali, tema caldissimo, questione molto importante in generale, e in effetti la discussione della norma che riguarda le distanze tra una e l'altra diventa l'occasione per un ragionamento più ampio. Comunque viene stabilito che non sarà consentito realizzare e autorizzare da parte dei comuni le residenze ad una distanza inferiore ad 1 chilometro. Questa norma è transitoria, rimarrà non oltre il 2026 e non si applica quando alla data di entrata in vigore della legge sia già stato rilasciato parere favorevole dalla conferenza zonale integrata o sia già stata presentata la SCIA o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione. La discussione però, al di là dei tecnicismi, è stata molto più ampia. Vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri diurni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di 1 chilometro da un'altra. Tutta la maggioranza vota a favore di questa legge. È un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato. Bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema delle RSA toscane ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettano nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Esprimono invece voto contrario i consiglieri di Fratelli d'Italia, ecco le motivazioni. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come non è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne,
dove ci sono gli strumenti e la modernità. Lega e Movimento 5 Stelle si astengono mostrando aperture sull'idea di programmazione regionale, ma evidenziando alcuni limiti dell'intervento. Beh, intanto non mi sembra che sia corretto che l'assegnazione di una RSA pubblica vada messa al bando con un'offerta a ribasso. Un'offerta a ribasso vuol dire che o non si danno servizi, o non si dà la struttura, o non si dà il mangiare quello che necessita, per cui credo che già questo è un aspetto. Poi c'era appunto il discorso delle distanze, va bene, ma voglio dire, ci sono le quote sanitarie che le RSA stavano richiedendo, c'è stato l'aumento delle RSA in concomitanza con l'aumento dell'IRPEF, cioè ci sono delle cose che sinceramente andavano approfondite. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione, perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Nella Commissione Sanità nei prossimi giorni ci sarà l'audizione dei vertici dell'ospedale di Careggi per chiarire alcuni aspetti della polemica sull'erogazione di farmaci per la disforia di genere. Intanto se ne parla anche qui in aula dopo che il consigliere Stella presenta formalmente una mozione. I dubbi non portano un beneficio a nessuno, né a coloro che sono in trattamento, né a coloro che avrebbero voglia di andare in trattamento, né all'ospedale di Careggi, né all'equipe che all'ospedale di Careggi lavora. Credo invece che è compito nostro fare un elemento a beneficio delle persone che vanno a Careggi, dell'ospedale, di chi lavora in quell'ospedale, delle dottoresse che sono state oggetto degli articoli di stampa, fare chiarezza su quello che è successo, sulle procedure, sui dubbi emersi, sulle differenze fra le risposte alle interrogazioni date al sottoscritto e al senatore Gasparri, sugli articoli di stampa, sugli articoli che in questi anni sono usciti. La struttura interessata è quella del Dipartimento di Andrologia e Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere, che è anche centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere. Nei giorni scorsi c'è stata lì una visita dei commissari inviati dal Ministero. Dal centrodestra qui si pongono alcune domande. La prima è se nel team di Careggi che fa la presa in carico per quelle bambine e quei bambini che denunciano un problema di disforia di genere, ci sono dei neuropsichiatri infantili, perché pensiamo che sia la figura professionale, specialistica, necessaria, imprescindibile per valutare se il problema della disforia di genere deve portare al cambio di sesso. Quindi prima cosa questa. Seconda cosa, chiediamo di sapere a quante bambine e bambine che vengono prese in carico a Careggi venga somministrata la triptorelina, che è un farmaco i cui effetti collaterali sono ad oggi dalla scienza sconosciuti. La questione è complessa e tutti sono d'accordo che serve chiarezza, però rispetto a questa discussione qui e ora in Consiglio ci sono critiche da maggioranza 5 Stelle. L'ufficio di presidenza della Commissione dedicata appunto ai temi della salute, che è la terza commissione del Consiglio, ha già deciso, una volta che verrà inviata la relazione degli ispettori, di fare i dovuti approfondimenti. Ci è quindi sembrato un atto ideologico, un qualcosa volto più a marcare una bandierina, a mettere una bandierina, piuttosto che avere la vera volontà di approfondire un tema a cui nessuno si sottrae. È un tema che è veramente complesso e che va affrontato, a mio modo di vedere, con grande rispetto. Un grande rispetto verso i professionisti,
e soprattutto un grande rispetto verso le famiglie che attraversano questo percorso, verso i bambini, i genitori, cioè tutti quelli che sono coinvolti. Crediamo che sia opportuno non cavalcare un tema di questa portata, di questa delicatezza che riguarda dei minori solo per un problema ideologico. Quindi è bene approfondire e capire che cosa c'è sotto, se c'è veramente un problema, qual è la ragione per cui questi farmaci vengono somministrati a dei bambini, però appunto evitiamo di farne un cavallo di battaglia per insomma, propaganda politica e basta. Ecco. La Commissione Sanità intanto in questi giorni ha visitato l'ospedale Meyer. Vedremo cosa è emerso nella nostra prossima puntata. Nell'ultima seduta, quella del 30 gennaio, si è parlato anche di strade all'unanimità. È stata approvata una mozione del Partito Democratico, primo firmatario il consigliere Gazzetti, sul corridoio tirrenico per far sì che vengano erogate le risorse per l'adeguamento dell'Aurelia tra San Pietro in Palazzi e Tarquinia e sia soppresso il casello attuale collocato tra Rosignano e Cecina. Con una decisione presa con 26 sì e 6 astensioni, la strada provinciale 64 del Cipressino, nel Grossetano, tra Paganico e Castel del Piano, ora diventa regionale. L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese è in finale per diventare capitale italiana della cultura 2026. Sono 10 i dossier rimasti in lizza e appunto c'è anche quello Valdichiana 2026 Seme d'Italia. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha ricevuto una delegazione dei sindaci dell'area. Erano presenti anche il vicepresidente Scaramelli e le consigliere Elena Rosignoli e Anna Paris. A proposito di tipicità dei nostri territori, lo sapete che a Sanremo saranno rappresentate le eccellenze del Mugello come i tortelli, naturalmente mugellani, le battute di carne, la pecora in umido di campi per ricordare il disastro dell'alluvione. Questi prodotti saranno protagonisti in tutta la settimana del festival e il 6 febbraio in particolare saranno presentati al ristorante della Casa Ufficiale di Sanremo 2024. Infine segnaliamo che a Bruxelles, nella sessione plenaria, la 159esima del Comitato Europeo delle Regioni, è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, da un anno membro di questo organismo. Il tema principale è stato quello dell'ambiente, legato alle risultanze di COP28, la conferenza dell'ONU che si è svolta a Dubai. Ho voluto dire con grande forza che il cambiamento climatico può essere combattuto davvero se le regioni e i comuni mettono in pratica politiche contro la lotta al cambiamento climatico. Ognuno di noi può dare il suo contributo, ognuno di noi può costruire le condizioni perché il mondo che lasciamo ai nostri figli sia migliore. Ho portato l'esperienza toscana, una tra le migliori esperienze in Europa. Noi dobbiamo cambiare il paradigma, questo è il punto centrale. Noi dobbiamo fare in modo che non vengano visti questi come dei costi, ma degli investimenti per salvare vite ed evitare danni peggiori. La Commissione europea può fare di più, perché noi dobbiamo fare in modo che si rafforzino i meccanismi di solidarietà e coesione per consentire alle regioni e alle città di aumentare gli investimenti per l'adattamento climatico. Noi per oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, 9 febbraio, ancora alle 21:10, subito dopo il nostro TG della sera.